La Juventus Women sono campioni d'Italia, grandi women, grandi! La Juventus batte il Brescia allo spareggio allo stadio Silvio Piola di Novara. Ragazzi, sudato tantissimo, vince i calci di rigore 5-4 dopo il primo rigore ad oltranza e porta a casa l'ambito titolo. Al primo anno di Serie A, al primo anno di attività, la Juventus porta a casa lo scudetto. Mai nessuna squadra c'era mai riuscita a livello femminile. Sinceramente penso neanche a maschile. Primo anno, primo titolo italiano. E non è finita qua. La Juventus diventa la prima squadra, finora l'unica, ad aver vinto il campionato maschile e femminile nello stesso anno. Volete altro? La Juventus è la seconda squadra, insieme alla Fiorentina, ad aver vinto il titolo FIGC e il titolo LND, cioè il titolo sia della Lega Nazionale Dilettanti, quello femminile, che quello maschile, oltre essere diventata la seconda squadra insieme alla Fiorentina ad aver vinto nella storia sia un maschile che il femminile, ma nello stesso anno è l'unica, è la Juventus. La Juventus è anche l'unica e prima squadra ad aver vinto il titolo italiano di calcio quando la FIGC si chiamava FIF, Federazione Italiana Football, FIGC, e adesso con la Lega Nazionale Dilettanti. Quindi, ragazzi, è stata una goduria immensa e credo che intanto sia meritato. Io gli applausi al Brescia li ho fatti per tutto l'anno e li faccio anche stasera. Nonostante tutto, faccio gli applausi al Brescia. Però credo che alla fine l'abbia meritato la Juve. E adesso vi spiego, vi do le mie motivazioni. Poi possono essere condivisibili o meno, ma io la vedo così. Intanto, per me, la regola assurda dello spareggio. Non deve mai esistere lo spareggio. Sono contro i playoff in generale. E come sono contro i playoff in Serie B, sono contro i playoff. Capisco lo spettacolo, ma secondo me non è giusto. E non è giusto perché il campionato lo decide, lo vince la migliore nelle tante partite. E lo spareggio lo trovo giusto solamente in caso di parità assoluta, di differenza reti negli scontri diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti totale e gol, differenza reti totale. Ecco, io direi che gol subiti e gol fatti, secondo me la differenza reti è quella che conta. Cioè, a quel punto lì, dopo questo, fare lo spareggio. Ma fino a quel criterio lì, lo spareggio secondo me non ha motivo di esistere. La Juventus aveva vinto 4-0 la partita di Brescia e ha perso 2-1 a Torino. Nulla da dire sui meriti del Brescia, però secondo me a quel punto già lo scudetto era da assegnare alla Juve. Viene deciso lo spareggio, va benissimo, lo giochiamo. Io credo che oggi ci siano stati due rigori clamorosi non dati alla Juve. E veramente, io credo che il primo di Buonansea, che poi tra l'altro il portiere del Brescia ha pure fatto male, ma credo che sia evidente. Il secondo, io credo che sia di una limpidezza al rigore, che è stato dato un fuorigioco che non esiste in nessuna parte del mondo. Insomma, credo che non potesse mai essere fuorigioco quello. Detto questo, così è stato più bello, ma credo che al di là poi degli episodi dubbi, la Juve non abbia meritato solo per quello, abbia meritato perché credo che nell'arco dei 120 minuti abbia schiacciato il Brescia tantissimo nella sua area. Brescia ha dimostrato una solidità difensiva invidiabile, un attacco fatto di folate di contropiedi, ma questo riesci solamente perché hai grandi giocatrici comunque come Giacinte e Girelli. Io l'ho sempre detto, il Brescia è una squadra ben organizzata con due fuoriclassi, Giacinte e Girelli, e le altre sono comunque ottime giocatrici. La Juve ha più fuoriclasse, ma è meno solidità forse del Brescia, ecco. A livello non difensivo, a livello di gruppo, nel senso i meccanismi del Brescia erano più, come posso dire, giravano meglio. Quelle della Juventus Women a un certo punto sembravano scricchiolare, però alla fine la squadra si è compattata, ha fatto una grandissima partita. Ripeto, avrebbe meritato di vincerla già nei 90 minuti, non è accaduto, l'ha vinta ai calci di rigore, ma sarebbe stata un'ingiustizia una Juventus Women senza titoli quest'anno perché ha fatto una stagione pazzesca. I complimenti vanno a tutti, tutte le ragazze, a tutta la Juventus. Da Bragin in su, cioè in giù, e al coach di Taguerrino, che io più di una volta ho criticato, nel senso che qualche scelta non l'ho capita, ma mi ha fatto ricredere sulle scelte, nel senso che poi, sai, al momento non le capisci, poi ci ragioni su e capisci perché fa dei cambi, e capisci anche perché lei allena la Juve. Io sono qua a fare i video su YouTube, insomma, credo che sia chiaro, no? Che sia comunque una grande allenatrice. Ha portato le ragazze a fare qualcosa di incredibile, un gruppo nuovo. E il mio più grande grazie però va a JWS, Juventus Women Supporter, perché intanto perché mi fanno mettere i video sul loro gruppo, collaboriamo assieme, mi fa tantissimo piacere. E poi perché abbiamo condiviso quest'anno gioie e dolori, e saluto proprio in questo video che è l'ultimo per la prima squadra, ma poi andrò avanti a far video per la Juventus Women Primavera e poi farò comunque dei bilanci, darò dei voti, eccetera, sul campionati in generale.
niente, bisogna fare i complimenti. Saluto Filippo Ruvolo perché veramente è stato, oltre ad essere presidente di JWS, è una grande persona. E abbiamo condiviso tutto quest'anno perché veramente ci siamo sentiti 300 volte e abbiamo veramente sentito tutti. Veramente è stato fantastico. Bravissimo, e sono fiero di collaborare con lui e con tutta JWS perché veramente questo è un gruppo, una famiglia. E le giocatrici, poi, ovviamente, a tutte loro vorrei dare un abbraccio virtuale perché hanno dimostrato che la Juve vince sempre perché la Juve è la Juve, non c'è niente da fare. Fino alla fine doveva essere, fino alla fine è stata. Ragazzi, io vi saluto, Juventus Women, campionesse d'Italia!